Giochi delle porte per me sono la storia della mia vita. Sono nato nei Giochi delle porte, sono vissuto nei Giochi delle porte, mi ha permesso di diventare da bambino, quando ho iniziato a tirare con la fionda, fino a diventare uomo. Ben 17 volte sono salito lì e per difendere i colori della mia porta, nel bene e nel male. Sono tutti buoni, no? A vincere. Il problema è saper perdere, quindi io ho perso alla grande. Allora, i Giochi delle porte sono venerdì, poi la domenica, il sabato non esiste. Vince. Sabato saltato. E poi se si vince, la potevo. Avevo 13 anni, piccolino, pulivo i tavoli qui dentro. Ma la sensazione di fare la domenica dei giochi è che non passa più il sangue. Si alza il pelo, questo qui alto, alto, e ti manca la saliva in bocca. Ma in questo momento sono tanto lontani. Mi sembra che siano distanti anni luce, anche perché stiamo aspettando l'apertura clandestina, questa taverna che ci disseta quando proprio arriva la sera. Questa è la clandestina. Tocca mangiare il pesce, di conseguenza tocca mangiare il pesce perché è la quaresima. Per colpa tua io non pesco niente.